e correggere i provvedimenti che la stessa maggioranza aveva approvato sotto il governo Monti. L'IMU l'avevano messa loro. Modifiche sul mercato del lavoro, stesso tema, per cui non è governabilità, questo è tirare a campare sui parlamentari e i parlamentari di avere maggioranze solide e solidali. Di dignità e consentire con la riforma della legge elettorale che il Presidente della Repubblica che possa effettivamente governare. Motivo per cui, se Letta, e concludo, dovesse chiedere, per fare finta di niente, venire a parlare del futuro del governo senza, diciamo così, parlamentarizzare la crisi, noi proporremmo e stiamo proponendo una mozione di sfiducia sulla quale chiediamo l'adesione di tutte le forze dell'opposizione per poter verificare che questo governo abbia i numeri per poter andare avanti. Domande?